Buongiorno Cipollini, oggi vi voglio parlare di un obiettivo che a me sta tanto 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 al cuore, perché al cuore, cioè proprio sopra, perché è l'obiettivo che reputo perfetto per vloggare e fare tutte quelle content creations belle che ci piacciono tanto qui su YouTube e che ci danno una discreta soddisfazione in termini di nitidezza, sfocato, distanza minima di messa a fuoco e soprattutto angolo di visuale. Lo state vedendo in questo momento perché sto parlando dell'obiettivo che sto usando anche in questo stesso momento, ed è il Fujifilm 16mm f2.8. Sigla! Mi avete fatto notare in tanti dei commenti che ogni tanto la videocamera si muove, e questo succede perché purtroppo in questo momento ho appoggiato un cavalletto molto rudimentale che ho costruito con una vecchia asta microfonica sul tavolo, e quindi ogni volta che mi sposto, io come sapete mi sposto tantissimo, capita che si inaculia, termine proprio tecnico. Ma veniamo comunque al succo, lo risolveremo probabilmente non subito perché matrimoni, cose, stagione estiva, caldo, infatti scusatemi se sentirete un ronzio costante, ma c'è il condizionatore acceso che nonostante ciò non continuo a sudare, ma figuratevi quello che c'è, non è che c'è, fa caccia, ci sono le fiamme, qui a Reggio tu esci e hai le fiamme nella faccia, quindi con l'umidità, un disastro, una palude di odio, caldo, mamma mia. Torniamo alla recensione, che è la cosa per cui state guardando questo video, non è vero? Fujifilm 16mm f2.8 non è una lente stabilizzata. Cacciamoci subito questo dente. Dice, ma come fa a essere il vlog bello se non è stabilizzata? È una lente larga, wide. Quindi, essendo una lente wide, non ha bisogno necessariamente di essere stabilizzata, perché a meno che non c'è un terremoto di scale demoniache che distruggono il mondo intorno a noi, non dovrebbe tremare più di tanto, non dovrebbe avere quel micromosso molto fastidioso delle riprese fatte anche da fermi con lenti stabilizzate. Ovviamente se noi ci nacchiamo troppo, se noi ci muoviamo troppo, sobbalziamo troppo, si nota, però tutto il mondo circostante sobbalzerà, per cui comunque noi stessi sobbalzeremo, e avendo un angolo visuale molto larga l'effetto non sarà così fastidioso come con una lente più stretta, usata anche da fermi ma non stabilizzata. Poi va da sé che se la utilizzate come me, con una XS10, una splendida, meravigliosa, fantastica, superba, inimitabile Fujifilm XS10 di cui vi parlo in questo spettacolare video, va da sé che il problema si risolve a monte, perché l'XS10 stabilizza pure la merda, come dicevano i greci, per cui state tranquilli, perché ha 5 assi di stabilizzazione, 6 di stabilizzazione, non so, vi ricordate del video di cui parlavo prima, perché se no qua esce Ben-Hur e non una video recensione. Nonostante il condizionatore sia 22, anzi facciamo una cosa, scendiamolo in diretta a 18. Ma nonostante ciò fa caldo e si suda, figuratevi quello che c'è fuori. La costruzione è ben fatta, ovviamente, è un obiettivo Fujifilm, quindi l'obiettivo Fujifilm è una sicurezza in questo. Anche quelli super economici, tra virgolette, super kit, tipo il 15-45, per quanto di plastica, comunque una buona plastica, la costruzione regge ed è un'ottima lente per quello per cui è concepita. Questa lente, questo obiettivo è concepito veramente bene, è concepito per fotografi probabilmente un po' hipster, perché è molto piccolo, è molto adatto a essere usato su una X Pro, per intenderci, perché è veramente piccolino, tozzo, ha una forma che ricorda un po' gli obiettivi vintage, se vogliamo, quelli che trovavamo sulle macchinette da fotoreporter di guerra. Ecco, ti fa sentire un po' fotoreporter avere un obiettivo, almeno questo è il feeling estetico che ti dà.
ma la costruzione è fatta veramente bene, le ghiere sono fluide, si muovono bene, ovviamente a step programmati, quella dell'apertura dell'iride, ma sti cazzi. La messa a fuoco è molto fluida, molto buona, anche quando la si usa ovviamente in manuale. Per quanto riguarda la messa a fuoco automatica, è veramente stato sorprendente per me vedere come sia diventato alto il livello della messa a fuoco di Fuji, perché inizialmente io adoravo Fuji, però avevo una grande pecca che la messa a fuoco. Adesso, in abbinato con l'XS10, non tanto con l'XH1, perché ancora è un motore di messa a fuoco un po' più anzianotto, l'XS10, quindi anche l'XT3 modificata, piuttosto col firmware diciamo aggiornato, piuttosto che la XT4, sono macchine che garantiscono una messa a fuoco con qualsiasi obiettivo. Addirittura la XS10 anche col 23-1.4, che è veramente della biblica epoca di Pizzolo, riesce comunque a darmi un buon autofocus continuo, a essere abbastanza affidabile, perché l'XS10 è molto buono in questo senso. Il 16mm f2.8 è comunque una lente che si comporta bene in autofocus, non ne canna una, e soprattutto in abbinata, ripeto, sempre all'XS10, mi ha dato nuovamente la speranza di avere una macchina che sia completa a livello definitivo, un setup definitivo per fare wedding. Infatti utilizzo quasi sempre, tranne quando utilizzo il 16-50 perché ce l'ho montato già, ma in molte situazioni utilizzo il 16 f2.8 che mi dà un angolo di visuale, perché è un 24 mm equivalente su full frame, quindi mi dà un ottimo angolo di visuale, non troppo deformato, cioè no, per niente, in realtà è molto rettilineare, lo vedete comunque anche qui, no, dalla tenda, è ovviamente la tenda che è ondulata, però per esempio qua con i resti di quello che era un tempo un porta CD, vedete che anche qui col mobiletto, insomma, è molto rettilineare sui bordi, ma mi permette appunto di fare per esempio le promesse, gli scambi anelli, ovviamente in doppia camera, perché c'è un'altra persona che sta stretta sui momenti più salienti, però di avere la sicurezza di impostare la messa a fuoco in un punto e di averla lì pulita e di portarmi a casa le promesse senza rischiare di perderle, perché la messa a fuoco se ne va, come dicevano gli antichi, a buttane. Ma avere una messa a fuoco affidabile è tanta roba, e questo 16F28 ve la dà questa affidabilità, diciamo, ve la dà. Anche il paraluce è fatto di metallo, è fatto bene, ha una forma un po' bruttina, ma quello è de gustibus non disputandum est, perché non amo il paraluce a farfalla, ma sti cazzi, nel senso, va benissimo. E fa il suo dovere, lo fa in maniera egregia. Insieme all'XS10 o comunque magari una XT30 per esempio, è l'abbinata perfetta per esempio per essere usato per video su un gimbal o per foto, per fare per esempio street photography, anche se ovviamente street photography poi quasi apre tutto un mondo, cioè chi preferisce farlo col 50, chi preferisce farlo col 35, chi col 85, chi col 27. Secondo me avere un 27 e un 16 sarebbe la soluzione perfetta, perché hai sia diciamo il campo di visuale più largo, sia quello più simile al 35 mm, quindi un po' più ritrattistico, diciamo così, e la street photography si fa con due cosini così. Il 27 ve ne parlo in questa video qui. La messa a fuoco continuo lo state vedendo, è quindi abbastanza buona, nel senso che potrei dire perfetta per quello che è nella, diciamo, il contesto di messa a fuoco Fuji. Sicuramente Fuji farà miglioramenti, ma comunque già ora, ripeto, è affidabilissimo, per cui si può lavorare in maniera tranquillissima, anche grazie alla struttura poi della lente stessa, il cui gruppo ottico è suddiviso in 8 gruppi con 10 elementi. Il bokeh, quindi lo sfocato dietro, ve lo faccio vedere. Metto a fuoco qui, non l'ho fatto subito, avete visto? Mettiamo a fuoco questo obiettivo di cui vi parlerò un giorno, che è un fisheye della Seven Artisan. Vedete come lui tiene a fuoco bene il fisheye della Seven Artisan davanti, e soprattutto guardate lo sfocato dietro, occhio, ovviamente ora c'è il riconoscimento facciale degli occhi, e quindi appena calo poco poco, boom. Insomma, avete visto che il bokeh è abbastanza, diciamo, buono. Dovete considerare una cosa, ovviamente, che questa non è una lente da ritratto, per cui è un bokeh un pochettino morbido, ma ha un carattere veramente bello, essendo una lente
larga e quindi possiamo definirla paesaggistica, e ha una messa a fuoco veramente figa, nel senso dal punto di vista della distanza minima, che è 17 centimetri. Ora testeremo un metodo scientifico, questo è il mio metodo del cinese sotto casa, se è vero che bastano 17 centimetri. Ragazzi, quando si parla di 17 centimetri si parla di 17 centimetri dal sensore, ovviamente, e quindi dovremmo riuscire in qualche modo a vedere. Mannaggina, e come si fa qua? Dovremmo riuscire a vedere orientativamente che questi 17 centimetri sono messi a fuoco, essendo proprio a 17 centimetri dal sensore circa, perché poi il sensore è un po' più dentro. Ma questo è un testo scientifico, questo proprio dell'università di Cambridge, me l'hanno mandato apposta la Fuji per farlo, grazie Fuji, mi caga di striscio la Fuji. Vabbè, non tocchiamo l'argomento, mannaggina. E torniamo a noi dicendo che quindi è una lente che veramente vale la pena avere all'interno del proprio kit di lenti, del proprio parco lenti, chiamatelo un po' come cazzo vi pare, nel senso all'interno della vostra borsa. Le aberrazioni cromatiche ci sono veramente minime, a malapena percettibili in determinate situazioni di luce, ma ci sono, però non sono nulla di così agghiacciante, di così drammatico, di così mamma mia dove sono andato a finire, ma che soldi no ragazzi, assolutamente no. Le aberrazioni cromatiche, per quanto minime, non danno nessun tipo di problema, nessun tipo di fastidio, quindi tenetevele tranquilli, rilassati, beati, che va bene così, va bene così. Lasciatemi solo qualche istante per parlarvi dello sponsor Color Like Pro, un pacchetto di 600 e più LUT ad un costo veramente bassissimo, che serve a ottimizzare il workflow di ogni videomaker, ottimizzando e riducendo all'osso i tempi di correzione colore. Basterà infatti utilizzare i propri file in log o eventualmente appoggiarsi al log simulator presente all'interno del pacchetto. È comunque tutto ben spiegato nei tutorial in italiano o in inglese all'interno dello stesso pacchetto. In descrizione vi lascio il link per acquistare. Non è pesante, perché come fa ad essere pesante una cosa che è microscopica? Pesa 155 grammi ed ha un diametro di 49 mm. Il diametro, ovviamente, intendo quello per i filtri. Ovviamente bisogna saperlo, non è un dato fondamentale, ma bisogna saperlo nel momento in cui lo vogliamo abbinare a un filtro esterno. Anche perché 49, come i 39, mi pare che sia il diametro subito prima del 49, comunque questi diametri più piccoli per qualche strano motivo costano di più gli anelli adattatore, perché non lo so, meno materiale, forse è più difficile costruirli, va. Non lo so. Comunque in descrizione vi lascio un gruppo di step up ring per utilizzare per i filtri su questo. Certo, non pensate di usare un 77 mm su sto coso, perché pare poi l'imbuto, una cosa orrenda, una cosa inguardabile. La nitidezza di questa lente, soprattutto al centro, è garantita ed è perfetta a tutte le aperture, sempre e comunque. È una lente Fuji, è una lente buona, di qualità, non è una lente kit, è una lente particolare, una lente relativamente economica, ma non economicissima. Del resto una lente Fuji non può essere economicissima, lo sappiamo bene. Ma per quanto riguarda la nitidezza, appunto al centro l'abbiamo garantita sempre e comunque. Sui bordi a f2.8 ovviamente c'è dell'impastamento che, ve lo vado dicendo, c'è sempre, c'è a f4, f5.6, c'è anche a f8 e via dicendo, perché come tipologia di lente è grandangolare più o meno, insomma non è un grandangolo spinto come può essere questo, un 7,5 mm, ma è un grandangolo, è comunque un'apertura molto ampia. Vedete che io sono grosso, ma non sono diciamo così sferico, nel senso non ho le mani così bombate, però comunque è un grandangolo, tra virgolette, passatemi il termine, una lente molto wide, che però è molto rettilineare, non nel senso appunto che è pieno di lucertole sullo schermo. Non ho afferrato, scusi. Nel senso che è abbastanza dritta sui bordi. Il problema ovviamente è che sui bordi, purtroppo, essendo una lente molto larga come focale, purtroppo
abbiamo un po' di perdita di nitidezza, ma è appena percettibile, lo vedete, cioè non è una qualcosa che dà fastidio, è gestita molto 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 bene, molto maniacale questa cosa che sto dicendo. La maggior parte degli utenti o comunque delle persone che vedranno i vostri lavori neanche se ne accorgeranno, a meno che non sono dei maniaci come me fissati con questi cazzo di parametri. In linea di massima, quindi, una lente che consiglio di avere, perché una lente è comodissima, per esempio, da usare su un gimbal piccolo, una situazione, no, molto fattibile, molto easy e comoda, come quello del Crane M2 di cui vi parlo in questo video. Quindi è comunque una lente adatta anche al fotografo che vuole girare, vuole scattare senza troppi compromessi, non vuole dare troppo nell'occhio, vuole avere una lente piccola che copra un ampio, diciamo, angolo di visuale che è circa di 83 gradi orientativamente, che è un 24 mm equivalente f2.8. Quindi comunque, ragazzi, attenzione che f2.8 su APS-C, quindi vuol dire che corrisponde a tipo un f4 su full frame, quindi ricordiamoci queste cose. Ovviamente non sto a parlarvi qui del sto fatto, perché chiaramente lo sappiamo, chi sceglie APS-C sa che ha come compromesso, tra virgolette, il fatto che deve fare un crop per avere la focale e le caratteristiche della lente reali, non quelle scritte sul barilotto della lente. Vabbè, ma questo è un discorso che non è il caso, la sede è qui. Poi, se siete interessati a questo tipo di argomenti, a questo discorso, scrivetemelo nei commenti, magari farò un video dedicato a questa roba, perché comunque può essere interessante, anche se ne parlo nei miei vari corsi, nelle varie cose che faccio, ma questo è un altro discorso a parte. Veniamo al prezzo. Non è economicissimo, ma non è neanche costosissimo per quello che è il livello qualitativo di questa lente, che è ovviamente Fuji. Quindi è Fuji, e Fuji sappiamo che dà la qualità, ma non è che te la regali esattamente. Infatti su Amazon lo trovate a 327 euro la versione nera, e per qualche strano motivo la versione color argento la trovate a 379, quindi a 52 euro in più. Vi lascio il link in descrizione di entrambi. Non so perché, perché non ha, cioè, boh, forse è più difficile farla argento, forse è argento vero, ma a sto punto costerebbe almeno con un 1 davanti in più, non lo so perché, ma per qualche strano motivo costa 50 euro in più quella grigia. Quindi se volete essere più cool e volete abitarla in maniera più fashions, più hipsters, alla vostra fotocamera che per qualche motivo l'avete presa grigia, compratelo grigio e sappiate che vi meritate di spendere 50 euro. Comunque avrete un'ottica che è water and dust sealing e che può operare fino a meno 10 gradi centigradi, quindi a meno che non siate in nord Europa, ma in quel caso probabilmente non guardate nemmeno questa recensione, quindi non lo saprete mai, perché se non guardate le mie recensioni non le saprete mai queste cose. Dai, ce la facciamo in Italia a meno 10, ma che non siete sulle Alpi, sull'Appennino, in cazzo ne so, e dovreste comunque non avere grosse difficoltà a utilizzarlo fino a meno 10 gradi. Questa era la mia recensione del Fujifilm 16 mm f2.8. Spero che tra una risata e un'altra abbia trasmesso tutte quelle che sono le informazioni fondamentali e la qualità che ha dietro questa, sia costruttiva che di funzione, e quindi l'ottimizzazione del proprio lavoro grazie anche a questa lente, appunto. Spero quindi che vi possa essere interessato e piaciuto questo video, e se non lo avete fatto ancora vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella e dirlo ad amici e parenti da tutto il globo terracco. Vi ricordo che mi trovate anche su Facebook, Instagram e gli altri social media influencers dell'universo intergalattico dell'internet, mi cercate come Maurizio Albanese Filmmaker. A me non resta che ringraziarvi e andare a farmi un caffè per ringraziarmi di aver girato questa recensione. Noi ci vediamo in un prossimo video che sarà sicuramente corroborante, pieno e ricco e carico di novità, di bellezza, di cipollineria, e appunto vi saluto. Ciao cipollini, sti finali vi piacciono, ciao.